contro il Vicenza. Sì, credo che abbia fatto una buona partita sotto il profilo dell'attenzione, dell'applicazione, del sacrificio. Abbiamo fatto a tratti, a fasi, delle buone trame di gioco, nel senso abbiamo cercato di portare giocatori nella metà campo avversaria, cercando di giocare uno contro uno. Credo che alla fine sia stata una partita equilibrata e che i ragazzi ci hanno messo l'anima. Un punto più che meritato. Grazie. Mario Giuseppe. Sì, Marco, Mario Somma, ciao, complimenti, perché all'esordio non era una cosa facile. Da sottolineare due aspetti: il primo per quanto riguarda una squadra un po' bloccata, timorosa nel primo tempo, ma poi con grande coraggio nel secondo. Sì, mister, credo che l'analisi sia corretta. Chiaramente dopo tutto quello che è successo, tornando da Trieste, chiaramente in due giorni la squadra secondo me ha reagito alla grande, non era semplice contro un Vicenza insomma di valore, e quindi credo che i ragazzi abbiano fatto una buona prestazione sotto tutti i punti di vista. La seconda, questo perché probabilmente è frutto della tua conoscenza della rosa che hai a disposizione, raramente mi è capitato di vedere un allenatore cambiare così tanto nel secondo tempo. Hai stravolto completamente dal punto di vista delle posizioni, le hai cambiati, insomma hai fatto veramente tanto, però la squadra ha mantenuto equilibrio. Questo vuol dire un po' di coraggio, ma soprattutto conoscenza. Sì, ho cercato di cambiare qualcosina perché appunto volevo portare i giocatori nella metà campo avversario, ho cercato i ragazzi, so che si possono adattare a più ruoli, quindi Nava può fare il terzo, un terzino può fare anche il quinto, e ho cercato di adattare Arlotti poi come tre quarti, che ci veniva a dare una mano in fase di copertura, quindi sì, ho provato. Noi abbiamo dato, personalmente io ho dato il migliore in campo a Montanari, condividi? Sì, condivido, anche se i ragazzi io credo che siano stati tutti al di sopra delle righe per anima, per coraggio, per volontà e per applicazioni. Sì, Montanari è un giocatore che non sono io a scoprirlo, insomma, secondo me. Grazie, complimenti, in bocca al lupo. Crepi, grazie mister. Grazie mister, complimenti, in bocca al lupo naturalmente per il resto del campionato, un campionato importante ed impegnativo per il Rimini in un girone difficile, girone nel quale continuerà ad essere protagonista senza dubbio anche il Vicenza di Michele Serena, che è al microfono del nostro Angelo Oliveto. Sì, Serena, lei alla vigilia lo aveva detto, contro questo Rimini non sarà facile. In casa loro e non è stato assolutamente facile. No, ma se non sbaglio l'informazione che mi hanno dato è giusta, Rimini non ha mai perso qua e quindi è un campo difficile, come dicevamo anche in presentazione della gara dopo un cambio d'allenatore, c'è quel senso di responsabilità maggiore, per cui noi non siamo riusciti a ripetere la bella prestazione di due giorni fa. Ci può anche stare, qualche ragazzo è stanco, è appena arrivato, non ha il minutaggio completo sulle gambe, però mi è piaciuto lo spirito e la voglia comunque di portare a casa qualcosa. Un Vicenza poco incisivo in avanti, lei nella ripresa ha cambiato completamente anche il tridente, ma a nostro giudizio ha creato davvero poco. Sì, non riuscivamo, penso per gamba più che altro, ad attaccare bene gli spazi, per cui loro dietro con i tre centrali molto fisici, ho deciso di inserire subito Rashid e poi alla fine gli ultimi 15 minuti mi sembra abbiamo anche cambiato per cercare di occupare bene l'ampiezza, di mettere in difficoltà sulle palle dal fondo per i due attaccanti alti. Così non è stato, ci abbiamo provato. Mario Giuseppe. Dobbiamo salutare il mister, siamo in chiusura, gli facciamo un in bocca al lupo naturalmente per il proseguo del campionato. 0-0 dunque tra Rimini e Vicenza, prossimo appuntamento con la Serie C lunedì.